nel primo episodio della terza puntata, in onda su Rai 1 domenica 24 gennaio alle 21.25, intitolato Onora il padre, si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi, sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio Nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porta a sospettare di Max, il fidanzato di Titti. La sua amica non vuole sentire ragioni, Max è perfetto, non farebbe mai del male a qualcuno. Mentre il caso si scioglie, su Max si addensano sempre più ombre. A seguire nel secondo episodio dal titolo Andare avanti, per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza, la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata, lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Quando Mina decide di andare a Vietri sul mare per indagare su quella che potrebbe essere stata l'amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. Ma la gita romantica in costiera amalfitana viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata, ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico. Qualcosa, però, interrompe il loro idillio,